non registra video. Benvenuto in questo nuovo video. Ok, andiamo ad aprire questo bel pacco con un nuovo taglierino che verrà utilizzato, eccolo qui, per gli artificiali artigianali. Allora, guardate che belle confezioni. Stiamo per aprire due artificiali artigianali che vi preannuncio, secondo me, uno già l'avete più o meno visto, uno non lo conoscete proprio. Ok, allora, questi artificiali artigianali li fa uno dei, secondo me, più bravi costruttori che ci sono sulla piazza, costruttori artigianali naturalmente, sono tutti bravi, ma questo qui, ovvero il signor Maglio Spina, Mallo Lures, costruisce queste bellezze, eccolo qua, e questo su mia richiesta l'aveva fatto completamente bianco ed ora ne ha fatto uno GBA, come piace a me, che è davvero eccezionale. Cioè, ragazzi, non vedo l'ora di andarla a provare in mare. Guardate qui il 140 con pesistica mobile. Ormai io non posso farvi sentire la sensazione, ma vi garantisco che è qualcosa di eccezionale. Eccola qui, cioè il peso davvero appoggia e si sente morbido. Eccolo qua, il peso interno. Questo gli fa fare dei lanci eccezionali. La paletta, ed andiamo a aprire l'altro. Me ne ha mandati due e lo devo solo ringraziare perché praticamente me li ha omaggiati. Grazie davvero, grazie a Maglio Spin, Mallo Lures. Nuove confezioni davvero belle. Questo qui l'avevamo già visto, è il Carango, sempre su mia richiesta, con un prototipo di foto che gli avevo mandato io. Venuto anche questo qui, davvero bene, sempre con le medesime caratteristiche di questo qua. Ragazzi, due artificiali che già abbiamo visto in azione, che hanno catturato davvero tanto. Faccio vedere qualche immagine di questi artificiali che catturano. Naturalmente li vado a misurare, come faccio sempre, e quindi prendiamo il nostro metro, eccoli qua, 140, quindi da qui a qui, e ci troviamo quasi perfettamente. Come dico sempre, naturalmente gli artificiali artigianali, pure che differiscono di qualche millimetro, non fa assolutamente niente, questo ne segna la loro artigianalità. Questo qui anche, eccolo qui, perfetto, anche questo qua. E naturalmente ora andiamo a vedere il peso. Ok, cambierò anche bilancio, ho deciso, però per il momento c'ho questa qui e quindi le misuriamo con questa. Perfetto, 31 grammi, 30 grammi con tutte le armature. Quindi abbiamo qui due super artificiali ed ora ce li andiamo a vedere un po' più da vicino e vi dico un po' di descrizione, vi faccio vedere alcune immagini di quando utilizzo questi artificiali. Ok, perfetto, vediamoceli da vicino. Partiamo con questo qui, che è il 140, sempre moschettiere, pesistica interna, ve la faccio sentire, davvero ben fatta, che permette dei lanci eccezionali, colore su richiesta. Questo qui è colore Carango, una bella paletta, come vedete, non troppo larga ma sagomata per bene, con, diciamo, lineare al corpo dell'artificiale. Eccola qua, armato per bene, con armature ottime. Ci ho preso bei pesci, non eccezionali ma tanti pesci. Naturalmente questo qui è il moschettiere 140 di Maglio Spina, eccolo qui, bellissima colorazione Carango su mia personale richiesta e, diciamo, foto fornita da me. Ok, abbiamo visto il peso, ce lo siamo visti da vicino ed ora andiamo a vedere questo spettacolo. Allora, colorazione GBA è praticamente una delle colorazioni che a me piace utilizzare di più in assoluto, la trovo eccezionale, ci ho fatto tantissime catture. Non so dirvi se è il colore GBA che attrae i pesci, ma io ci ho avuto bellissime esperienze e in particolare, diciamolo pure, ci ho preso pure il pesce più grande che trovate sul canale, lo trovate qui in descrizione, una leccia da ben 22 kg con questa colorazione
ed anche questa misura di un artificiale molto simile nel formato a questo qui. Questo è un GBA con la scritta Clip Angler, come vedete, super personalizzato sia nel colore che in questa particolare scritta. Guardate qui come è venuta bene, ci sta davvero bene, tra l'altro mi piace davvero tantissimo, e va a completare GBA, e c'è anche questa parte blu, l'occhietto in 3D, la paletta come l'altro naturalmente, e la pancia arancia. Eccolo qui, GBA e Karango. Ed ora li andiamo a provare un attimo in mare, anche se vi ho fatto vedere già qualche immagine di pesca, però li andiamo a provare ugualmente. Questi qua sono i due artificiali che mi ha spedito, omaggiandomi di questi due artificiali, Mario Spina. Grazie tante, ed ora andiamo a provarli in mare. Allora, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo in accoglienza. Eccolo qui, canina sulla spiaggia. Questo è simpatico, ci aspetta ogni tanto qui per farsi una pescata insieme a noi. Perfetto, ci ha salutato, ci seguirà credo per gran parte della mattinata. Siamo all'alba, la mia combo preferita, quindi l'Exceller e la Diva Flims Evolution 30 10 grammi, un mare bellissimo, abbiamo un mare davvero eccezionale e c'ho delle esche da provare, sono state già provate ma mi sono arrivate in nuove colorazioni. Le vediamo subito. Allora, una delle esche, eccola qui, il bellissimo moschettiere di Mario Spina personalizzato. Lo ringrazio tantissimo perché mi ha omaggiato di quest'esca e mi ha fatto una colorazione a me molto cara, il GBA. Andiamo a provarlo subito, ormai so come si lanciano e quanto sono resistenti e forti sia alle correnti che al vento. Ok, c'ho un nuovo sistema di registrazione audio, vediamo se sta funzionando. Spero pure di fare qualche cattura, così magari ve lo mostro e ve lo faccio sentire. Vediamo la frizione, ci siamo, primo lancio. Ok, come al solito questi artificiali si lanciano in maniera eccezionale. Mi ha rifatto dei moschettieri che avevo distrutto, Mario Spina, e questo qui, il GBA, una colorazione che a me piace tantissimo utilizzare. E poi mi ha fatto il Karango, quello che gli avevo chiesto io di creare, un bel Karango, una colorazione che da queste parti è molto predata, perché il Karango da anni ormai è presente, il Karango mediterraneo. Perfetto, se ci sono novità naturalmente, questo è il primo lancio, non abbiamo avuto tocche e ci vediamo fra poco. Benissimo, moschettiere targato Clip Angler, costruito da Mario Spina, Mallo Lures, GBA, via. Allora, mi è sembrato di avere una prima tocca, vi descrivo un po' la situazione. Abbiamo un'onda lunga che frange bene sulla spiaggia, il mare non mi sembra chiaro ma abbastanza torbido, ma soprattutto cielo coperto e una bellissima bassa pressione. Spero che faccia attivare i predatori, cosa essenziale. Vediamo che cosa succede. Naturalmente, quello che mi è sembrato una toccatina, ora verifico, magari c'è qualche segnale in più sull'artificiale. Ah, ci abbiamo pure in dotazione un altro aggeggio, questa pratica luce direttamente sulla GoPro. Non vedo segni particolari. Ok, continuiamo a pescare. Eccolo qui, bellissimo, bello. C'è ancora l'elastico, non buttate mai per cortesia gli elastici, i pacchettini. Vedo spesso, purtroppo, sulle spiagge queste schifezze e le buttiamo noi pescatori, peccato, che proprio noi dovremmo fare l'esatto contrario. Eccolo qua, bel colore, veramente bello. Ok, guardate qui che splendore questo artificiale, no? Oh, via. Vediamo se piace anche ai pesci. Fino a moglie è piaciuto. Ne ho distrutti due.
GoPro registra video. Eccolo qui. Arriva il primo pesce della mattinata con il moschettiere di Magliospina, la colorazione naturale ha colpito. Vediamo che pesce è. Beh, vi dico che è combattivo. Sembrerebbe un piccolo barracuda. Questo bellissimo mare non ci ha assolutamente tradito le aspettative. Eccolo qua. Eccolo. Sì. Piccolo barracuda. Ok. Con l'artificiale di Magliospina stiamo provando, me ne ha mandati due, un colore GBA e questo qui, colore carango, scelto da me. Ok, se sta fermo un attimo ve lo faccio vedere più da vicino. Difficile con i barracuda fare questa operazione, ma ci proviamo. Catturato con la mia Frims e il Daiwa XL. Attenzione che può fare danni. Allora, non l'ho potuto nemmeno liberare, continuo a pescare con il bellissimo colore carango del moschettiere di Magliospina, visto che è piaciuto. Si era fatto troppo male e l'aveva anche annodato tutto il filo, che sono riuscito a salvare. Però il barracuda no. E questo ce lo tratteniamo. Ok.